Siamo con Roberto Floris, allenatore del Bra. Oggi 1-0 con il Chieri, grazie alla punizione di Luca Marchisone. Tre punti questi qua, Roby, per te e per voi fondamentali, che li avete voluti fortemente, meritati, e che vi fanno fare un gran salto in classifica in avanti. Tre punti pesanti per il nostro cammino, tre punti che danno continuità, danno morale. Siamo al quarto risultato utile consecutivo in campionato, 5 se non sbaglio, ma soprattutto sono quattro partite che non prendiamo gol. Questo è frutto di un grande lavoro settimanale, i ragazzi sono attenti, sono sempre a disposizione dell'allenatore, sono un po' rompiballe sotto certi aspetti, però loro sono bravi. Devo fare i complimenti ai ragazzi perché lavorano con grande dedizione in settimana e poi la domenica lo portano in campo. Anche se comunque oggi è stata una partita molto difficile, complicata, contro una squadra ben organizzata, ben allenata, con dei giocatori di grande qualità. Senti, a parte la punizione di Luca, nel primo tempo un Bra che ha spinto bene, con il piglio giusto, ha occupato bene le zone del campo e poteva andare a riposo anche più di 1-0. Sì, hai detto bene, siamo stati ordinati. Non credo che abbiamo espresso un bel calcio, c'erano pochi spazi, non siamo stati bravi in alcuni frangenti a gestire bene la palla, però siamo stati ordinati, abbiamo concesso poco, abbiamo creato qualcosa, si poteva anche andare a raddoppio dopo la bella punizione di Marchisone. Ma quello che prevale oggi è lo spirito di sacrificio, perché comunque è stata una partita difficile, abbiamo lottato per 90 minuti tutti, e i cambi sono stati molto, molto utili per portare a casa questo risultato, perché chi è entrato veramente bene. Siamo passati poi a tre dietro e da lì penso che la gestione sia stata perfetta. Credo che il secondo tempo sia un po' il biglietto da visita dello spirito di sacrificio che citavi poc'anzi, perché saper soffrire, saper insomma giocare da squadra, stare tutti insieme uniti e portare a casa la partita. Sì, è importante il risultato perché se ricordiamo le prime partite dove esprimevamo un bel calcio, eravamo tanto belli ma poco pratici, alla fine conviene essere più solidi, più concreti e magari su certi aspetti pecchiamo un po' di qualità, ma questo non importa. Penso che in questo momento ci sia bisogno di questo, di ritirare su il Bra, di portarlo almeno nella classifica dove meritava di stare già nelle prime giornate, dove avevamo fatto delle prestazioni ottime, ma con delle disattenzioni che ci erano costate magari o la partita o dei punti. Adesso abbiamo trovato questo equilibrio e abbiamo capito anche che in certi frangenti bisogna anche accontentarsi, perché se non si riesce a vincere, un pareggio sicuramente è un risultato utile. Vincere aiuta a vincere, sono quattro partite che riusciamo ad avere questo piglio giusto e soprattutto riusciamo a difendere poi il risultato bene con organizzazione. Ultima cosa veloce da parte mia, dato l'impegno infrasettimanale, ti chiedo insomma un commento sulla trasferta di Asti di Coppa Italia di mercoledì. La Coppa Italia siamo un po' corti a livello organico, abbiamo qualche acciacco, sicuramente i ragazzi che stanno giocando di più in Coppa Italia stanno trovando meno minuti in campionato, questo mi dispiace, e questo fa parte anche di quell'equilibrio di cui parlavo prima. Mi spiace quando alcuni ragazzi non vengono impegnati tanto durante il campionato, però siamo una squadra giovane, noi oggi abbiamo giocato con otto titolari nati dopo il 2000. Chi non sta giocando in questo momento comunque è molto giovane, ha margine di crescita, deve avere pazienza, deve sapersi trovare pronto quando viene chiamato in causa, e la Coppa Italia sicuramente è una vetrina importante per farsi vedere.